Piazza Politica, perché dovrei votarti? E questo è il nuovo format attraverso cui stiamo raccontando la politica regionale. Lo stiamo facendo in questi luoghi meravigliosi della nostra terra che è la Calabria e in particolare la città di Cosenza, dove oggi incontriamo un'altra candidata al Consiglio regionale. È Mara Carchiti, candidata con la lista di Oliverio presidente. Mara, grazie per aver accolto il nostro invito e benvenuta, ben trovata. Grazie per avermi invitato. Allora, una persona che non ha mai fatto politica, che però si vuole spendere per la politica. E allora, esatto. Intanto raccontaci questa tua candidatura, questa tua prima candidatura, perché hai scelto di candidarti e poi ti chiederò anche perché con Oliverio. Certo. Perché ho scelto di candidarmi? Beh, questa è una domanda che negli ultimi 10 giorni mi sono fatta tante volte guardandomi allo specchio e ho cercato prima di rispondere a me stessa e poi ovviamente agli altri. Perché? Perché voglio parlare di una Calabria positiva, perché voglio parlare di una Calabria che può dare ai giovani. Io ne sono figlia della Calabria e questa terra ha, come dire, creato il mio lavoro, ciò che oggi faccio. Io mi occupo di promozione dei territori e sono una giovane calabrese di 29 anni che da appena terminato gli studi ha voluto intraprendere un'attività imprenditoriale. Attività imprenditoriale che si è andata a plasmare negli anni, a modificare negli anni e quindi attraverso l'organizzazione di eventi oggi che hanno preso anche sono anche diventati abbastanza importanti a livello internazionale, mi permettono di raccontare della nostra Calabria. Ecco, ti occupi di tutt'altro, come dicevi tu stessa, ma pensi che occuparti di territori, mi piace questa idea imprenditoriale che si occupa una ragazza giovane di territori, pensi che possa essere trasportata poi in un consiglio regionale? Certo. Perché la vicinanza alle persone, la vicinanza ai luoghi, il vivere i comuni, il vivere i borghi con un occhio diverso ti permette di creare delle idee, ti permette di avvicinarti alle persone. Quindi una figura del genere all'interno di un consiglio regionale, una voce, come dire, che non si occupa solo dei problemi, ma va a valorizzare ciò che abbiamo, può essere sicuramente un punto su cui lavorare. Certo, parlavi di proposte, di idee, di una Calabria bella, che è quella che poi fai, ripeto, nel tuo campo, ma ci racconti un po' meglio qualche dettaglio in più rispetto proprio al di là della candidatura, quello che facevi, quello che fai, per Camigliatello in particolare, ma un po' più per la nostra montagna. Qui siamo, esatto, oggi in un posto verde, bellissimo, che è un po'. Non fa pensare a Camigliatello, però dai, siamo lì, pini. Non sono i nostri pini. Allora, io da dove parto? Il mio lavoro. Il mio lavoro, come ti dicevo, è quello di entrare a contatto con i territori. Ho trovato Camigliatello della Sila, diciamo un po' la culla del mio lavoro. E in particolare, organizzando eventi, c'è una manifestazione a livello internazionale che mi ha permesso di mettere radici lì. Come dire, sono camigliatellese di adozione, yes, ormai. Sei di Camigliatello d'adozione e su quel territorio, su Camigliatello, principalmente focalizza la tua azione, esatto, propositiva, questo mi pare, esatto, di aver capito. Esatto, e poi da Camigliatello, come dire, ci estendiamo per tutti i territori della Calabria. Sicuramente l'entroterra calabrese ha rappresentato un punto focale per quanto riguarda la mia attività. Un po' perché, come dicevo prima, il messaggio che voglio mandare è quello di una Calabria positiva e soprattutto nell'entroterra il messaggio che bisogna mandare è quello di una Calabria sicura. Perché è facile parlare, come dire, di tutto ciò. Fammi capire meglio, quando parli di Calabria sicura, cosa intendi? Cosa intendo? Soprattutto quando ci leggiamo i famosi titoloni di giornale che mette in risalto tutti i lati negativi della nostra terra, facendo credere che la Calabria all'interno è fatta semplicemente di piccoli paesi abbandonati, di piccoli paesi dediti al malaffare. Non è così. Non è così, bene, diciamolo. Mi fa sempre bene fare questi non passaggi. Non è così. Ma ti aspettavi una candidatura al Consiglio regionale? Perché da non aver fatto mai politica ad un passaggio così, ad un passo così
importante, una candidatura al Consiglio regionale, beh, non è facile. Ti aspettavi una candidatura al Consiglio regionale? Poi ti chiedo anche di Oliverio, che mi tocca e ci tocca rispondere anche su questo. No, non me lo aspettavo. E, come dire, sto continuando a metabolizzare la cosa, però quando ho ricevuto la chiamata, la proposta di Mario Oliverio, mi sono detta, allora forse qualcosa di positivo ho fatto. È emerso, esatto. E, come ti dicevo, io non sono figlia di una famiglia politica, non porto un cognome politico. La mia mamma è semplicemente una dipendente comunale che spesso ha dovuto fare due lavori per poter far quadrare i conti, il mio papà è un operaio, un vetraio, e quindi, come dire, ero totalmente lontana da questo mondo. Però quando Mario Oliverio mi ha telefonato, ho detto forse questo è il momento di far capire che dal basso si può fare, di far capire che e soprattutto i giovani, se vogliono fare, possono fare. Se ce l'ho fatta io, lo può fare chiunque. Certo, bisogna volerlo, bisogna affrontare dei sacrifici. Le porte in faccia che ti vengono chiuse sono tante. Però la caparbietà può portare a qualcosa. Non lo so cosa mi porterà al Consiglio regionale, certo. non voglio nemmeno sperarci, ti dico la sincera verità. Sono con i piedi ben piantati a terra e soprattutto non mi illudo. Però il fatto di poter incontrare le persone, parlare, vedi, questa mattina stiamo facendo questa bella chiacchierata io e non te. Non ti capitava... Esatto, non mi sarebbe capitato, quindi voglio dire carpe diem, cogliamo l'attimo e andiamo avanti. Prendiamo tutto l'attimo migliore. E a proposito di questo, mi interessa allora che ci racconti quello che ti stanno chiedendo i cittadini, come stai affrontando questa campagna elettorale, al di là dell'intervista nostra concessa oggi, ma come la stai organizzando questa campagna elettorale per il territorio, che poi non è solo quello di Camigliatello, certo, della montagna, immagino che andrai, certo, anche al mare a chiedere un voto in più. Certo, per... ma noi facciamo anche attività sulle coste, ecco. E in particolare con il cicloturismo siamo molto avanti come progetti, come idee, abbiamo proposto un sacco di attività, quindi non escludiamo la Calabria da nessun punto di vista. Io sono innamorata del mare, sogno una vacanza al mare perché voglio dire la Sila mi ha completamente inglobata. Come la campagna elettorale, la mia è una campagna elettorale molto semplice, è una campagna elettorale da bar, come si suol dire, andare all'interno a conoscere un po' di persone, presentarmi. È un percorso che sto affrontando nella maniera più leggera possibile, con il sorriso, questo sicuramente. Ti aspettavi questo modo di incontrare la gente? Perché chi non ha mai fatto politica, poteva magari, può ancora magari non aspettarsi quello che può essere una richiesta da parte di un cittadino in difficoltà, può essere magari qualche richiesta di una cosa anziché di un'altra. Ti sta accadendo questo? No, devo dirti la sincera verità, no. Forse perché hanno individuato, forse perché sono stata schietta e chiara fin dal principio, parlando della mia inesperienza all'interno delle attività politiche. Quindi la gente che mi sta incontrando più che altro si sta facendo i complimenti per la mia giovane età, su questo in primis, bene, un po' per dire hai avuto coraggio. Coraggio. E in secondo si stanno avvicinando alla mia figura chiedendomi effettivamente ma tu che ci azzecchi lì, perché ti sei candidata? Rispondilo, dillo direttamente alle telecamere, che l'abbiamo, così hai, penso che l'abbiamo già detto. Detto sì. Quindi diciamo il famoso posto di lavoro, no, non posso prometterlo, ci sono tanti temi su cui lavorare che man mano mi sto documentando, perché una persona mi ha detto, dici sì, tu vuoi parlare di una Calabria positiva, ma i problemi ci sono, è vero, non è tutto rose e fiori, però queste rose e fiori, se non lo è tutto, non bisogna escluderli, neanche toglierli, esatto, certo. Quindi diciamo, ritornando alla tua domanda, hanno capito un po' come approcciarsi. Ti devo e ti voglio chiedere, ma quando hai risposto alla telefonata di Mario Oliverio, cosa hai pensato, cosa ti ha chiesto Mario Oliverio e perché poi la scelta di dire sì, allora, ad una lista con Mario Oliverio? Al di là della figura politica di Mario Oliverio, che può piacere o non può piacere, questo, come dire, saranno
gli elettori a i cittadini deciderlo, a decidere, sì. E sicuramente rappresenta la storia politica in Calabria. Sicuramente per una ragazza di 29 anni poter apprendere, poter capire, poter parlare con un uomo del suo calibro non è cosa da poco. Quindi io più che lanciarmi a capofitto dentro la lista Mario Oliverio da un punto di vista politico, ripeto, ho deciso di appoggiare lui perché rappresenta una pietra miliare per quanto riguarda la nostra politica e soprattutto credo che aveva il diritto di continuare, o meglio, tentare di continuare attraverso le primarie il suo lavoro, perché 5 anni all'interno della macchina regionale, parliamoci chiaro, non sono tanti. Non possono anche non bastare, certo. Esatto. Quindi aveva il diritto di, una volta terminato la sua vigenza giudiziaria, di essere riproposto attraverso le primarie da un partito. Quindi quando lui ha parlato di dignità, quando lui ha parlato di libertà, io in quello che lui ha detto l'ho trovato giusto. E quindi ripeto, quando ho dovuto iniziare, mi è stato proposto di iniziare un percorso politico, ho detto iniziamo da lui, perché è un mentore, perché è una figura dalla quale io posso solo imparare. Poi man mano sto imparando anche un linguaggio politico, sto leggendo, ho letto il suo report e quindi ho detto vabbè, forse la scelta che ho fatto per me è la scelta, è la giusta. La scelta quantomeno migliore. Che programma ti sei data rispetto agli ultimi giorni di campagna elettorale? Incontro ancora con le altre persone? Magari qualche messaggio mirato rispetto a qualche argomento che già in parte hai citato? Allora, gli ultimi giorni di campagna politica, allora, come ti dicevo, continuo il mio tour che è molto piacevole per a contatto con le persone. I punti con i quali mi sto presentando li abbiamo parlati, sicuramente il turismo, sicuramente facendo questo anche di lavoro non può che sì, non puntarci, ma perché con un incremento del settore turistico, del turismo esperienziale, della valorizzazione dei borghi, comunque permette ai territori di poter sviluppare dei servizi, che è quello che oggi mancano e che è quello che possono rappresentare un vero impulso per l'imprenditoria giovanile. E quindi diciamo è questo. È questo quello il concept su cui tu stai sviluppando la tua campagna elettorale. Ci avviamo alla conclusione. Perché io dovrei votarti a queste elezioni regionali? Perché dovresti votarmi? Bella domanda, lo sai che questa è una domanda che non mi sono mai fatta, perché sono sempre partita con il pensiero, tanto è un'esperienza, comunque vada sono contenta. Perché? Perché credo che ci meriti, i giovani nella mia figura meritano di essere ascoltati. È magari una figura giovane, lontana dal mondo politico, dal trambusto politico, esatto, usiamo anche questo termine, dal trambusto politico appropriato, può far alzare una voce non indifferente. E noi ovviamente auguriamo a Mara Carchini di essere eletta in Consiglio regionale, comunque di portare questi sani principi e questa bellezza dei nostri luoghi e della nostra terra che abbiamo appena ascoltato. Grazie ancora per aver accolto una buona campagna elettorale. A voi tutti un presto arrivederci a Piazza Politica, perché dovrei votarti. Grazie ancora. Grazie a te, grazie.